Saranno più sicuri i viaggi dei passeggeri che utilizzano treni che percorrono la linea ferroviaria Napoli-Foggia, ovvero coloro che da Napoli vogliono raggiungere con il trasporto pubblico su rotaia i comuni a nord del capoluogo come Casoria, Fragola, Frattamaggiore, Aversa, Marcianise, Caserta, l'area del Beneventano fino a Foggia e viceversa. La città metropolitana di Napoli ha infatti provveduto ad abbattere il ponte che insisteva sulla linea a servizio della vecchia strada provinciale Cantariello nel comune di Casoria, al confine con la Fragola e a ridosso di importanti aree commerciali. La vecchia Cantariello è attualmente del tutto in disuso perché è sostituita dal nuovo asse viario parallelo a scorrimento veloce. Ciononostante il ponte sulla ferrovia era rimasto in piedi, nonostante i disagi che causava. L'impalcato, infatti, a causa del limitato spazio disponibile tra la struttura in cemento armato sovrastante e la linea ferroviaria sottostante, circa 30 cm, provocava notevoli problemi alla circolazione dei convogli, come frequenti interferenze con il circuito elettrico, oltre che pericolose sfiammate, richiedendo costanti interventi di manutenzione. Di recente non era raro constatare la caduta di calcinacci di materiale vario sulla sedia dei binari. Per questo lo sforzo dell'amministrazione guidata dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris per sbloccare la procedura di demolizione, che ha comportato il superamento di notevoli difficoltà dal punto di vista tecnico. Siamo riusciti finalmente ad eliminare questo viadotto, questo ponte sulle ferrovie, che era diventato pericoloso perché il calcestruzzo si era carbonatato e i ferri di armatura erano ormai ossidati e avevano perso di forza. Erano chiari ed evidenti i segni di cedimento delle strutture, sia cementizie che in ferro. Era a rischio la sicurezza della pubblica e privata incolumità. Motivo per cui con un'opera pubblica da un costo di 180.000 euro siamo riusciti in meno di un anno a consegnare un'infrastruttura importante e tra l'altro a mettere in sicurezza quello che era la ex Cantariello, il ponte sulla ferrovia dello Stato.